hai un doppio osservatorio, non so come dire, perché hai prima studiato su di te i temi della resilienza, della grinta, delle abitudini, eccetera. Adesso ti trovi ad aiutare le persone a svilupparli, no? Sì. Questo è un po' come, sai, quando si dice calciatori che giocano per tanto tempo in mezzo al campo e poi diventano allenatori. Com'è questo switch? Che cosa osservi? Cosa hai notato di... Guarda, ho notato che a volte nello sport manca ancora tanto la parte di conoscenza sulle dinamiche mentali che sono molto importanti. E alla psicologia dello sport e del coaching manca la parte più concreta, cioè non è che manca, ci sono degli strumenti fortissimi che però a volte, come ti posso dire, danno per scontato delle cose che non lo sono in realtà, perché gli atleti hanno delle esigenze che io conosco e a volte si potrebbe lavorare anche su altri livelli. È bello, ma se poi vorrei ritornare un attimo indietro sulla tua carriera in pallavolo. Tu a che età è che hai avuto l'incidente? Allora, io ho avuto diversi infortuni, diciamo quello che intendi tu l'ho avuto a 17 anni, sì.